Ciao ragazzi, buongiorno. Intanto vi ringrazio perché siamo arrivati quasi a 5.000 iscritti e quindi probabilmente qualcosa di interessante la sto dicendo, quindi vi ringrazio, grazie veramente. E oggi, nel momento in cui abbiamo o stiamo facendo così tanti iscritti, siete in tanti che stiamo con i quali io sto interagendo. E questa cosa mi sta portando a mettere in evidenza, comunque a capire una serie di quelle che sono le difficoltà di ognuno di voi. Quindi pian piano, in base a quelle che sono le domande o le immagini che voi mi mandate, sto capendo una serie di cose, e quindi oggi voglio fare questo video perché probabilmente molti di voi non hanno ben chiare un po' alcune situazioni. Mi spiego meglio di cosa stiamo parlando. Ragazzi, allora, se decidiamo di avere un canarino con noi, anche un solo canarino, il nostro obiettivo deve essere quello di dargli il massimo della vita, cioè farlo stare bene, farlo vivere bene. Allora, ho visto delle gabbie, in alcuni di voi naturalmente, improponibili. Io vi dico, ragazzi, una gabbia da 40 centimetri, un canarino non può vivere in una gabbia da 40-45 centimetri, da 25 centimetri. Cioè, le gabbiette piccole servono solo per trasportare il canarino. Se dobbiamo andare a farci un weekend ce lo portiamo dietro, se dobbiamo andare da qualche parte, allora per un giorno, per due giorni in quella gabbia può stare. Ad un canarino dobbiamo dargli perlomeno 55 centimetri, quindi una gabbia rettangolare. Un'altra cosa, tutte queste gabbie a forma di casetta, casuccia, cilindriche, il canarino ha bisogno di svolazzare da destra a sinistra, volare, non saltellare. Se un canarino lo mettiamo in una gabbia piccola, lui saltella a destra e sinistra, destra e sinistra, ma diventa pazzo, lui non vola. Quindi diamoci delle regole, decidiamo, abbiamo deciso di tenere un canarino, cerchiamo di dargli il massimo della vita al canarino, perché altrimenti veramente diventa una tortura per lui, non è più vita. Quindi impegniamoci in questo, perché alcuni di voi mi hanno mandato delle foto improponibili, cioè una gabbietta, quella dei cinesi, no? Di 40 centimetri, un canarino saltella da una bacchetta all'altra, ma non vive bene là dentro. Poi magari ha degli atteggiamenti di nervosismo, è chiaro che ha degli atteggiamenti di nervosismo, se non gli diamo una vita dignitosa al canarino. Cioè, i canarini sono animali intelligenti, se decidiamo di averlo, alcuni dicono mi devi regalare un canarino per i bambini, ma cos'è un giocattolo il canarino? Cioè, ma di cosa vogliamo parlare? Cioè, voglio sensibilizzare un po' tutti quanti in questo senso, cioè decidiamo di crescerci un animale, di tenere un animale, cerchiamo di dargli il massimo della vita, cerchiamo di come dire, poter farlo vivere bene. Questo deve essere il nostro obiettivo. Altra cosa importante, sempre da alcune immagini di alcuni di voi, questa per esempio è la griglia che le aziende costruttrici mettono in dotazione, questa griglia qua, che è una griglia abbastanza normale, se la si pulisce quasi ogni giorno, un giorno sì un giorno no, è perfetto da poter... Io cosa ho inventato? Ho inventato questa griglia che è della stessa gabbia, però fatta diciamo con secondo il mio volere, con un costo naturalmente fatta senza incroci. Quindi cosa succede? Che le feci passano spesso e volentieri attraverso e non si fermano. Ecco, in alcuni di voi ho notato che avete le griglie fatte a quadrettini, cioè comprata la griglia dalla ferramenta e fatta la griglia su misura per la gabbia. Ragazzi, no, non va bene. Cioè, il canarino deve stare quanto più lontano possibile dalle proprie feci, perché spesso è lo stesso che va in basso, va nel fondo della gabbia e va a beccare le feci, e questo non va bene, quello gli farà sicuramente del male. Quindi mi arriva un'immagine: Giuseppe, come posso aiutare il mio canarino? Mi arriva l'immagine del canarino gonfio e sotto una griglia a quadretti con le feci sopra. Cioè, ragazzi, cioè, l'ABC è la base, cioè cerchiamo di dare le cose basilari, di fare le cose, l'ABC è questo. Quindi i canarini non devono mai andare sul fondo della gabbia, non devono mai toccare le proprie feci. Quanto più distanti hanno la carta rispetto alla griglia che divide la carta dal canarino,
quanto meglio è, quanto più sani stanno i canarini. Soprattutto la griglia va sostituita spesso e volentieri, ecco perché si comprano delle gabbie da 55-60 cm in commercio, ovunque voi siate, le trovate senza nessun tipo di problema. E la griglia la potete sostituire anche di volta in volta. Ci sono molte gabbie, molte aziende costruttrici che danno la doppia griglia proprio per questo, che tu togli quella sporca e metti la pulita, la lavi e l'indomani la puoi risostituire. Quindi spero che questa informazione sia, per me era scontata, però poi guardando, ripeto, molti video, molte foto che mi avete mandato, mi sono reso conto che probabilmente qualcuno non ha chiaro questa idea. Quindi una gabbia che sia di 60 cm, anche per un solo canarino, deve stare bello largo, deve poter svolazzare da una parte all'altra, perché è la normalità questa. Un'ultimissima cosa prima di chiudere, volevo ringraziare il signor Vittorio Turchetti che mi scrive in questa mail. Scusami se mi rivolgo a te in confidenza, ti seguo su YouTube e ti stimo in quanto esperto e capace allevatore, nonché grande comunicatore e divulgatore in rete della passione per l'allevamento di canarini. Ecco, intanto grazie per avermi scritto e per avermi scritto queste bellissime parole. Ma la cosa più bella è che il mio obiettivo appunto è il divulgatore, per me è fondamentale questo. E quindi se sta arrivando questo, io vi ringrazio veramente tanto. E grazie mille Vittorio, a presto, ciao. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto, spero di non avervi annoiato, però secondo me era doveroso da parte mia. Io difendo i canarini, quindi per me è importante dare loro il massimo della vita, quindi spero anche con questo ulteriore video, come dire, poter essere d'aiuto a qualcuno e quindi correggere il tiro, perché insomma noi dobbiamo salvaguardare questi piccoli esseri e solo in questo modo riusciamo a farlo. Io vi ringrazio per la cortese attenzione che mi prestate sempre e alla prossima, buona giornata, ciao!